Abbiamo un programma che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che si dedica al sud, avremo una dotazione importante tra i fondi strutturali e poi ci sono i fondi a gestione diretta, programmi che derivano direttamente dalla Commissione europea che guardano al mondo delle politiche giovanili anche per il sud. C'è tanto, c'è Europa Creativa per la cultura, c'è Erasmus per l'interscambio culturale e sportivo dei giovani, abbiamo anche programmi che riguardano l'innovazione tecnologica, scientifica e anche guardano l'ecosostenibilità con i LIFE. Io dico sempre, facciamo una campagna di formazione e informazione su quelle che sono le opportunità che derivano dall'Unione Europea. Bruxelles è molto più vicina ai nostri territori di quello che pensiamo, dobbiamo solo attivarci. A che cosa si può fare nello specifico per i giovani, visto che sono stati sempre trascurati dalla politica? Abbiamo aumentato il programma Erasmus Plus del 22%, una dotazione più ricca per far sentire i giovani al centro di questa Unione Europea. Andremo a finanziare dei progetti che inoltre creano posti di lavoro. Oggi questi giovani chiedono un lavoro per formare una nuova famiglia, le politiche giovanili devono andare incontro a questa nuova classe di giovani europei che non vogliono assistenzialismo, chiedono lavoro e occasioni. Opportunità di finanziamento derivanti dal bilancio europeo per la programmazione 2021-2027 sono estremamente numerose. Gli enti pubblici hanno una vasta gamma di programmi di finanziamento dai quali attingere per attivare risorse per la promozione territoriale, per il turismo, per il supporto all'imprenditoria, per il supporto ai giovani. Oggi siamo qui a Ponte Cagnano e vedremo proprio quali sono le principali fonti di finanziamento europee che possono essere disponibili per gli enti pubblici. Tra questi cito numerosi programmi, uno fra tutti il programma Horizon Europe, il programma di supporto alla ricerca e all'innovazione che vede appunto anche la partecipazione degli enti pubblici locali, ma anche tutta una gamma di programmi, mi rifaccio al settore del turismo che qui è un settore di primaria importanza, che sono disponibili su più linee di finanziamento, dai LIFE ai programmi Interreg, ai programmi per la digitalizzazione. Per cui le opportunità sono molte e le opportunità si suddividono in fondi a gestione diretta, cioè quei finanziamenti gestiti direttamente dalla Commissione europea, per i quali candidarsi e dei quali vedremo oggi le principali linee programmatiche, ma anche fondi strutturali e le nuove risorse del PNRR. Quindi ci sono numerose opportunità a disposizione degli enti pubblici territoriali del terzo settore. Oggi cominceremo a capire come essere protagonisti per accedere territorio Europa, il connubio su un comune come Ponte Cagnano è una bella sfida, come l'affronteremo insieme? La facciamo, l'affrontiamo come le iniziative di questa sera, dove ci si aggrega, ci si prepara per la grande sfida anche del Recovery Fund, di tutti questi enormi fondi che saranno messi a disposizione. C'è bisogno di organizzarsi, di presentare dei progetti di grande professionalità, di aggregare le associazioni del territorio, i giovani, le amministrazioni pubbliche, gli enti locali devono essere pronti a raccogliere questa sfida e noi ovviamente siamo onorati di poter ospitare iniziative come quella di questa sera con Mario Furore, con l'Europarlamentare, ma al di là di politica si è entrato poi nel merito della progettualità con competenze tecniche importanti che dimostrano appunto che anche la progettazione europea non è poi così distante dal sud Italia.